Continuiamo con un altro estratto della fantastica serie The Chosen, questa volta con Andrea, il fratello di Simon Pietro. Come sempre, concluderò con una parola di incoraggiamento. Ti lascio alla sua testimonianza. Io sono il Messia. Fin da quando ero piccolo, ho atteso con ansia la venuta del Messia. Sì, ricordo di aver sognato il giorno in cui il Messia sarebbe diventato il re di Israele e ci avrebbe liberato dall'oppressione di Roma. Quando Giovanni Battista iniziò il ministero, diventai uno dei suoi discepoli e lo seguì per diversi anni. Abbiamo attraversato ogni sorta di prova, ma nel mio cuore mi rallegravo ogni giorno di più, sapendo che mi stavo avvicinando al momento in cui avrei finalmente visto il Messia. Anche mio fratello, Simon Pietro, aspettava la venuta del Messia, ma come lui stesso vi ha già detto, la sua fede si è gradualmente raffreddata. Pure io ero in un mare di guai. Ero molto indebitato perché ultimamente non avevo guadagnato abbastanza con la pesca, ma mi tenevo stretto alla mia fede. Ricordo la mattina in cui ho visto Gesù. Ero con Giovanni Battista quando indicò Gesù e disse: «Ecco l'agnello di Dio». Giovanni 1:35-42. Non potevo resistere, dovevo seguirlo. Il mio cuore batteva forte perché in fondo ero convinto Gesù era il Messia. Corsi da Simon Pietro per dirglielo velocemente, ma la sua reazione non fu quella che mi aspettavo. Certamente era scoraggiato nella sua fede, i suoi problemi gli impedivano di pensare chiaramente. Tuttavia, quella sera, quando eravamo fuori a pescare, che sorpresa fu incontrare Gesù sulla riva. Sapevo che qualcosa stava per succedere e continuai a spiegare a Simon Pietro che Gesù era il Messia. Era importante seguire tutte le sue istruzioni. Essere lì e assistere alla miracolosa pesca è stata un'esperienza assolutamente incredibile. Il mio cuore traboccava di gioia al solo pensiero di assistere a un miracolo così impressionante. E, naturalmente, perché i miei debiti erano appena stati cancellati. Ma quello che mi ha colpito di più è stato vedere mio fratello in ginocchio con una fede rinnovata e pronto a seguire Gesù. Non mi sono sbagliato, Gesù è il Messia. Ora sono un discepolo di colui che toglie il peccato del mondo. Il mio nome è Andrea, fratello di Simon Pietro, e sono stato scelto da Gesù. Forse stai seguendo Gesù da molto tempo e sei felice di sapere che Lui è il Signore. O forse ti sei raffreddato nella sua fede e hai dubbi nel tuo cuore. In ogni caso, mi piacerebbe pregare per te. Che Dio compia un miracolo nella tua vita oggi e che ravvivi ancora di più la tua fede. Padre, prego per il mio amico, che la sua fede si ravvivi oggi come non mai. Ti chiedo di fare miracoli nella sua vita e nella sua famiglia per la gloria del tuo santo nome. Amen. Sei stato scelto per essere un miracolo. Eric Sellerier.